is a temple whose living colonnades breathe forth a mystic speech in fitful sighs. Man wanders among the symbols in those glades, where all things watch him with familiar eyes. Che cos'è la semplicità? Bella domanda. Domanda articolatissima in realtà. No, non è una domanda facile. Se non so che cosa dire, cioè è una cosa così semplice che risulta quasi impossibile dire qualche cosa. Aiuto! Che cos'è la semplicità per me? Cos'è la semplicità per me? È, secondo me, togliere. La prima cosa che mi viene in mente è il piacere della sottrazione. Cioè, quanto più uno toglie, quanto più in realtà vive meglio e vive di poco. Mi viene così da pensare all'assenza di cose e alla presenza di intelligenza. Diciamo arrivare forse a una ricerca di verità, di arrivare al nocciolo delle cose. La semplicità è... Sì, non avere troppi orpelli. Ma la semplicità credo che sia tutto quello che tu puoi fare con le tue mani. È semplice se riesci ad arrivare con le tue mani a prendere qualche cosa. È semplice se ce la puoi fare col tuo intelletto. È tutto facile quello che si può fare da soli. Io il concetto di semplicità lo associo a un concetto di essenzialità. È una conquista. Nel senso del togliere. Di continuare a togliere per arrivare al cuore delle cose, arrivare al... all'essenza. Nel mio specifico è qualcosa che fai con una passione enorme che però rendi comprensibile, per cui anche mescolando delle cose molto complicate riesci a tradurlo in qualcosa che è immediato per chi ti ascolta, per chi ti guarda, per chi osserva. Cioè, riuscire a eliminare tutte le cose materiali che ci sembrano indispensabili, o almeno il maggior numero possibile. È il lusso del futuro. È un piatto di pasta, un uovo fritto. Le cose senza troppe costruzioni, troppi artifici, che ci riportano all'autenticità delle dimensioni più quotidiane. Secondo me la semplicità è pensare una cosa tutta una vita per poterla poi alla fine comunicare. Thank you.
fare tanto con poco, per esempio? Guarda, io penso che sia un'idea sbagliata. Non consumare. La semplicità intesa come questa cosa che conosciamo negli anni Ottanta, Armani, le linee, il rigore, non è più così. Adesso, secondo me, più che semplicità io parlerei di domesticità, di passione per gli ambienti, dove ognuno rappresenta il teatro di se stesso. È quella cosa che raggiungi da vecchio, perché è molto difficile. Non è buono essere semplice da giovane, perché da giovane tutto è molto complesso, devi vedere molte cose. E riuscire ad arrivare al succo delle cose e a concentrare il tutto in piccoli gesti, in piccoli segnali. Come vivo io? Direi che saper seguire il proprio talento. Sì, la giusta armonia anche fra tante cose. Armonia e buon gusto. Semplicità come racconto di persone che si ritrovano nel valore dell'agire, dell'azione. Io credo che la semplicità sia qualcosa di istintivo. E dicendo istintivo vorrei indicare ciò che viene spontaneo fare in ogni momento. In questo momento io penso che le cose semplici sono le cose dove non c'è dentro l'elettronica. Spesso è un miraggio, perché sembra di averla intravista, di averla vista, ma non la si raggiunge, e quando si arriva non c'è. È essere se stessi. Mi viene un po' in mente quello quando una volta hanno chiesto all'architetto Louis Kahn cos'era l'ordine, e lui semplicemente ha detto: l'ordine è. Had vastly different experiences of what we were consuming. Something unique is happening here. Cosa mi fa sentire connesso? Bella domanda. Ogni attimo della mia esistenza, ogni ispirazione e espirazione ho una connessione con la vita. Gli incontri casuali, come quelli che sono avvenuti oggi. Secondo me la connessione è uno stato dell'anima o comunque uno stato della propria relazione sociale. La musica. Mi sento connesso quando mi sento al centro del mondo. Internet. Tutte le apparecchiature di cui sono in possesso.
Più di tutto il resto sono le amicizie. La presenza delle persone attorno a me. Avere i piedi per terra e la testa in cielo, che è una situazione molto antica, e direi quasi cosmica, no? Da un anno e mezzo a questa parte dell'iPhone. Quando sono in relazione con gli altri. Sono completamente addicted. Sono connessa quando riesco a trasmettere, a comunicare, a parlare con altre persone. Adesso sto diventando rossa. Il lavoro che faccio. E questa è la connessione. Small things, the small things of life. Connessa con nesso, quindi vuol dire qualcosa di a che fare con la logica, no? La energia positiva. Le persone. Le persone. Interagire con le persone e comunicare. Quando ho la possibilità di interagire con altre persone provenienti da tutti i luoghi. But food makes me feel very connected. Yeah. Ma avere il coraggio di parlare con la gente. Diciamo che la connessione è l'idea di essere gli altri. It's a one-to-one kind of relationship that makes me feel connected. L'amicizia. L'amicizia e il cibo. Scambiarsi principalmente dell'energia, che sono poi appunto in un sorriso, in un abbraccio, in una condivisione. Tramite la tecnologia in realtà mi sento molto più connessa a livello umano con le persone. Frei bewegen zu können und die Möglichkeit zu haben, sich, mi fa sentire connessa la consapevolezza di me stessa. Se sono connessa con me stessa, sono connessa col mondo. Zu äußern, zu artikulieren und sich zu Wort zu melden für Dinge, die wirklich wichtig sind. Mi sento connesso delle idee anche etiche che sostengo. L'affetto, l'elettricità, l'informazione. Nulla, perché non sono mai connessa. Senza tecnologia e parlare con me stessa è una stretta di mano, è uno sguardo. Aiuto, non esiste, non si può. Una forma di empatia, tutto, poter toccare gli oggetti, di affinità, la natura e il caffè ristretto. Ma per me la connessione è senza tecnologia, nel senso che io non sono molto tecnologica. I don't give a shit to technology. Non c'è niente di più bello di ricevere una cartolina scritta a mano. Uno sguardo, prendere un treno,
La connessione vera è di quei 5 amici che hai nella vita e non in quei 400 che hai online. Scrivere un messaggio, lasciarlo sul tavolo. Lo yoga. La possibilità di avere delle relazioni non filtrate e eterodirette verso temi che possono interessare il nostro vivere sia quotidiano che vivere il nostro tempo. E quella che ho appena sperimentato in questo pranzo. Tipo mangiare come abbiamo fatto adesso, stare insieme, conversare, parlare. Senza appunto un'interfaccia, un computer, uno schermo di un telefonino. Un lunch con un artista molto interessante, come è successo oggi. Trovarsi quasi per caso a chiacchierare, scoprire che il vicino di tavolo lavora su un tema che è esattamente quello delle mie deleghe, quindi passare un'ora a chiacchierare. Un biglietto scritto a mano con una penna stilografica. Qualsiasi cosa che è legata a me. L'amicizia. La vita. Conversation. La mia anima. Mettere in sintonia la testa con il cuore. Quando ti senti a disagio, magari ricevere uno sguardo di complicità, un sorriso spontaneo come una scialuppa di salvataggio. Ecco, mi sento connesso così. Ragionare e sentire, sentire e ragionare. La possibilità di relazionare il tuo aspetto, il tuo essere fisico con il tuo essere mentale e con quello che c'è intorno. Ascoltare l'energia soprattutto, che sono come dei fili sottili che ci legano. È molto meglio, più naturale. L'uguaglianza del pensiero. Senza tecnologia, ritrovare un pezzo di me stesso, anche un film che mi piace, un libro che ho letto, un pensiero che ho avuto e nelle parole di qualcun altro. Realmente ritrovarsi, nonostante tutto, ritrovare le emozioni. For me it's outside internet and everything, because you feel with your heart and with your inside. Connection without a technology can be physical and can be mental, but it's a sharing of a sense or a touch. È la sincronicità. I rapporti umani. Stare con le mie bambine. Beh, è essere fondamentalmente in empatia con le persone, ma nello specifico con la mia ragazza. E viaggiare molto. La parola connessa non mi piace. Well, what I experienced here when coming to Milano, we went to Lambrate, for instance. Tutte queste differenze che a Milano si stanno creando e che sono molto, molto interessanti. I found it very nice that seeing that young people mainly make projects, they're very concerned about nature and ecology and that sort of kind of things. Basta, già fatto. Ed è libero di andare. Grazie. Ciao. Perfect. Ciao.
feel I am nobody, a mere shadow of an unfathomable face in the gloom. And I exist only through this absence, like the void.